Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a far scontrare due entità, come facciamo ogni tanto. Solo che questa volta il Sarenhead avrà un nuovo avversario, e stiamo parlando ovviamente del Wendigo. Un'entità sì che vi è piaciuta veramente tanto negli ultimi video, infatti vi sto portando diversi video. Oggi però lo vedremo alle prese con qualcos'altro. Infatti noi non dovremo scontrarci con lui, ma lui si scontrerà con il Sarenhead. O almeno è quello che cercheremo di fare. Quindi sì, eccoci qua nel solito mondo, un salvataggio un po' del passato. Vi devo dire anche un po' di cosette. Intanto, se non l'avete lasciato, lasciatemi like ora. E vi ricordo anche che questo è un video preregistrato. Infatti mi prendo qualche giorno di vacanza, andrò in un posticino. Sì, finalmente, tra l'altro a settembre. Se volete vedere dove sono, seguitemi su Instagram, link in descrizione. Anche perché vi pubblicherò qualcosina anche riguardo Minecraft e questi mondi, qualche seed, quindi approfittate per seguirmi. E vi ringrazio se lo farete, ovviamente. Un'altra cosa, prima di iniziare, sì, ho evocato il Wendigo in questo mondo che non dovrebbe esserci. Quindi sì, ci sarà un altro video collegato a questo, nel quale vi faccio vedere come evocare il Wendigo in un mondo normale. E non è proprio facile, non è proprio facile. Mi sa che abbiamo evocato un Wendigo anche leggermente più forte e normale. Fatemi sapere con un like anche in questo caso se volete un video, ecco, su come evocare il Wendigo. Però sì, vi devo anche far vedere che qua ho trovato anche una sorta di base distrutta, nella quale però abbiamo trovato delle cose abbastanza interessanti. Guardate qua, abbiamo trovato cobblestone e legno rinforzato. Infatti questi pezzi li utilizzeremo, già li un po' utilizzati in realtà, per proteggere meglio una casa quando ci sarà lo scontro, così almeno noi saremo sicuri e potremo goderci lo spettacolo da un luogo sicuro. Detto questo però, diamoci una mossa, andiamo. Come sempre comunque sì, dovremmo prendersi i totem del Sarenhead e anche assicurarci che ci sia effettivamente il Wendigo, perché io l'ho evocato, però ecco, vorrei assicurarmi che sia attivo, stia effettivamente facendo le cose che fa di solito, ovvero cercare villaggi, distruggerli, cose di questo tipo. Quindi penso che passeremo da qui, da questa taiga. Stiamo anche attenti ovviamente al Sarenhead, tra l'altro è anche notte ora, bene. E in tutto questo anche sì, dobbiamo prenderci i totem del Sarenhead per spostare nel villaggio solito, dove ci sarà lo scontro. Quindi sì, dai, diamoci una mossa, prendiamoci subito un totem che dovrebbe essere qui, poi però andiamo dritti al villaggio per vedere se c'è qualche movimento sospetto. Se volete ora, finché prendo questo totem, ditemi secondo voi chi vincerà questa sfida. Diciamo che il Sarenhead è molto molto forte, sopra la media rispetto alle altre creature, però sarà anche più forte del Wendigo. Perché sapete, il Wendigo come punto debole ha il veleno. Non so se è molto vulnerabile ad altri attacchi, Magari sì, esplosioni, abbiamo visto che più o meno riusciamo a danneggiarlo, però secondo me la differenza lo fa il veleno. Tra l'altro sì, se dovesse vincere il Sarenhead, scrivetemi nei commenti secondo voi quale potrebbe essere un'entità sempre in questo stile che potrebbe competere col Sarenhead. Ditemi nei commenti perché potremmo anche cercare di trovarla e magari anche farla sfidare, ecco, farla scontrare con il Sarenhead. Noto che comunque sì, ora siamo quasi a metà della notte, eh. Al momento rumori di Sarenhead non ne sento, però il Sarenhead dovrebbe esserci. Vorrei assicurarmi, ecco, che ci fosse il Wendigo, perché l'abbiamo evocato, però siamo sicuri che sia qui attivo? Dobbiamo scoprire questo. Anche perché ora i totem li abbiamo presi, bastano due. Assicuriamoci che ci sia il Wendigo. Anche perché, non ve l'ho detto, ma il suo totem è qui da qualche parte. Non ve lo faccio vedere perché quello sarà un altro video. Però sì, diciamo che l'ho fatto qui da qualche parte, Non molto lontano da qui, in quella direzione. Proprio vicino a un villaggio anche. So che questo villaggio, non so se ha villici, perché non ne aveva più. Quindi forse per questo non è attratto da questo villaggio. Dovremmo vedere quindi nel classico villaggio se dovesse, ecco, arrivare là. Controlliamo un attimo qua sopra. Aspettate, ma sento un villager. Ah sì, c'è un villager qua. Però solamente uno. Forse per questo il Wendigo non è attratto, perché c'è solamente un villager. Potrebbe essere, Qua avevo già controllato comunque. Long horse? Sì. Long horse. Si fa vedere spesso qui, Forse perché c'è un pericolo, effettivamente. Ok, questo potrebbe essere un segno allora positivo, forse. Dato che qui c'è un pericolo. E questo pericolo potrebbe essere il Wendigo.
Allora diamo un'occhiata nella foresta, in particolare in quella direzione. Perché è là il totem da qualche parte? Magari si sta avvicinando ora. Potrebbe essere, eh. Oh, effetto strano. Effetto strano. Di là non c'è la taiga è tutta di qui comunque. Non so se dai in lontananza c'è qualche altra taiga, ma la taiga si estende qui. È il brutto del Wendigo che è abbastanza silenzioso, rispetto ad altri esseri. Tranne quando... È vicino? Oh! Oh, che cavolo! Oh, cavolo, esplosione! Cavolo, mi sa che qua... Ok, allontaniamoci. Mi sa che qui... Mi sa che qui, anzi, è sicuramente qui. È sicuramente qui. Poi... Fuoco oscuro! Cavolo, è il Wendigo, è là! È là! Guardatelo, guardatelo! È là da qualche parte! Oh mio Dio! Sentite, allontaniamoci. Non rischiamo la vita. Anche perché sembra essere abbastanza aggressivo, eh? Sembrerebbe essere anche abbastanza aggressivo, effettivamente. Oh mio Dio. Sì, allontaniamoci, allontaniamoci. È attivo. È arrivato alle spalle perché forse alle spalle c'era il villager. È arrivato quindi in modo silenzioso. Poi ha visto noi, ci ha attaccati. Ok, andiamocene. Perché non lo sapesse, il Wendigo spara delle Firebolt TNT, cose di questo tipo, ecco, cose esplosive. Se avete visto la mia serie sul Wendigo, guardatela, trovate nel canale. Ok, siamo tornati qui nel villaggio della pianura, qui dovrebbe essere abbastanza tranquilla la situazione. Vediamo adesso però di tornare alla casa e di preparare il villaggio per l'arrivo del Sarenhead. Ok, eccoci qui, siamo tornati alla casa, direi di dormire subito e poi... Prepariamo il villaggio, come vi dicevo. E ok, appena dormito, vediamo un attimo com'è la situazione qui. Vi faccio anche vedere cosa ho fatto, perché sì, vi avevo detto che avevo trovato dei blocchi rinforzati e un laboratorio distrutto, quindi vi faccio vedere, ecco, che cosa ho combinato, ecco. Allora, sì, ho praticamente ricostruito una casetta, in particolare questa qui. Come vedete, infatti, i blocchi sono leggermente più scuri rispetto a questi, quindi ok, non dovrebbe essere un problema, anzi, è una cosa positiva perché effettivamente sono più resistenti. Dovrebbero resistere addirittura alle esplosioni. Sì, non è tutto più resistente, infatti qua le scale e anche la porta non è più resistente, però tutta la struttura è più resistente. E dato che il Wendigo genera esplosioni, direi che è l'ideale. Così possiamo stare anche vicinissimi al villaggio. Vedere bene quello che succede, ma allo stesso tempo essere più o meno al sicuro. Attendiamo, anzi, prima di attendere la notte, mettiamo i totem del Sarenhead e poi attendiamo la notte. Direi, visto che funziona quasi sempre, mettiamo un totem esattamente qui. E questo servirà per attirare il Sarenhead in questa zona. Il prossimo, ovviamente, lo metteremo all'interno del villaggio e poi... Poi il gioco è fatto. Ma questa parte ormai la dovreste conoscere. E anche il secondo totem è praticamente completato. Ok, ultima testa e direi che ci siamo. Attendiamo la notte ora. E ok, direi che siamo arrivati al tramonto effettivamente. Allora, il Sarenhead dovremmo sentirlo per primo perché il Sarenhead arriva già al tramonto. O meglio, possiamo sentire al tramonto, poi di notte si fa vedere. Mentre il Wendigo arriva a notte inoltrata e non si fa sentire in genere. Sarenhead? Non so se avete sentito. Sembrava di qua comunque. Anche perché sì, di là c'è un po' di taiga, ma arriva di qua il Sarenhead, lo conosciamo ormai. Anche se al momento non lo vedo. Però è qui, mi sa. Mi sa che è qui da qualche parte. Eccolo là, infatti, c'è il Sarenhead, effettivamente il Sarenhead c'è. Vorrei capire se arriva il Wendigo, effettivamente. Ui! Oh mio Dio, è là sopra il Wendigo! Guardate! Cavolo! Ha iniziato a sparare! Cavolo, spara delle fireball nere! Oh mio Dio! Forse è meglio se ci ripariamo, eh? Forse è meglio se ci ripariamo, perché sta effettivamente sparando diverse fireball, come vedete. Cavolo, guarda, sta distruggendo il villaggio! Non so se si è accorto del Sarenhead! Non so se si è accorto, perché il Sarenhead è tipo... È tipo lì il Sarenhead, come vedete. Oh mio Dio. Oh! Ha attaccato il Sarenhead ora! E si è anche arrabbiato, mi sa! Oh mio Dio! Cavolo lì il Wendigo! Ha attaccato il Sarenhead il Wendigo! Oh mio Dio! Probabilmente il Sarenhead si sta arrabbiando ora. Cavolo.
Non si vede niente. Oh mio Dio. Oh. Che cavolo è successo? Che cavolo è successo? Il Saranella è attaccato. Il Saranella è attaccato il Wendigo, credo. Saranella si sta prendendo danno probabilmente dal fuoco. Dal fuoco oscuro. Oh mio Dio. Rinascondiamoci. Qualcuno mi sa dire quello che è successo perché non ho ben capito. Si è tratto tutto fuoco oscuro a causa del Wendigo. Oh mio Dio, ok. Allora, facciamo una cosa. Andiamocene da qui. Non so quello che è successo. Sì, il Wendigo ha distrutto il villaggio. E su questo non c'è dubbio, anche in modo abbastanza potente, ecco. Però poi ha anche deciso di attaccare il Sarened. Però il Sarened penso che abbia contrattaccato. Poi non ho più capito niente di quello che è successo. Vi ricordo comunque, se non siete iscritti, iscrivetevi per non perdervi altri video di questo tipo. E seguitemi su Instagram, link in descrizione. Detto questo però direi di concludere. Fatemi sapere voi nei commenti secondo voi quello che è successo. E ci vediamo comunque nel prossimo video. E niente, alla prossima. Ciao.